Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30 in questo istante, puntuali come degli orologi svizzeri. Oggi siamo qua, come tutti i martedì, a parlare di periferie. Oggi 10 ottobre 2017 con il nostro consueto ospite del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi. Walter, chi ci hai portato oggi? Questa bellissima signora al tuo fianco. È Donatella De Colla del Comitato di Salvaguardia del Montestella. Proteggiamo il Montestella. Proteggiamo il Montestella. Buongiorno. Salvaguardiamolo comunque. Buongiorno, certo. Buongiorno signora De Colla. Comitato Proteggiamo il Montestella. Buongiorno. Allora viene subito da domandarsi da chi dobbiamo proteggerlo questo Montestella. Ma prima di tutto da noi stessi, cittadini che lo abbandoniamo all'incuria e allo scarso controllo. Devo dire che il quartiere QT8, di cui il Montestella è il cuore, in effetti è particolarmente amato dai suoi abitanti, quindi c'è un'attenzione particolare sulla manutenzione del verde, sul contesto ambientale che purtroppo in questi ultimi anni ha subito un degrado evidente. Poi, ecco, ricordiamo QT8 è quel quartiere che è abbastanza periferico, poi neanche così tanto, proprio intorno al Montestella, sì, sì. E chiuso a sud dall'ippodromo di San Siro. Sì, sì. Quella striscia, un nome si strano, trova anche, tra un nome strano anche per un quartiere. QT8 no? Perché è la sigla di quartiere triennale ottava, che avvenne nei primi anni 50 e che consentì la sperimentazione proprio in quella zona, che era una zona di ricostruzione obbligata, una serie di sperimentazioni architettoniche di giovani architetti di belle speranze, tra cui poi emersero anche personalità di spicco, e che fu coordinato dall'architetto Piero Bottoni, che fu il geniale progettatore del Montestella. Forse non tutti sanno che il Montestella non è una collina naturale, ma è un'emergenza artificiale costituita dalle rovine degli edifici bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è particolarmente legato alle memorie della cittadinanza milanese, è proprio un memoriale. Ecco, diciamo, quindi proteggiamolo prima di tutto da noi, perché insomma dobbiamo farne buon uso di questa, certo, di questo monumento, certo, di questo Montestella, famoso chiamato Montestella di San Siro, ma chiamato Montestella in onore della seconda moglie, sì. Però diciamo non siamo gli unici a minare questo no. Bene. Purtroppo la gestione del verde, perché non sto parlando solo di Montestella, ma più in generale della città, sembra sfuggire ai nostri amministratori che il verde va salvaguardato. Invece c'è questa tendenza, no? Col pretesto che il verde va vissuto, di trasformare aree verdi in luoghi di divertimento, se non appunto di fruizione che possa dare un riscontro economico. Per esempio, c'è stato agli inizi del 2015 il tentativo di trasportare sempre sui prati del Montestella una manifestazione musicale rock estiva che si svolgeva nella pista dell'ippodromo e di spostarla sui prati del Montestella. C'è stata una sollevazione popolare ed è lì che poi si è formato anche il nostro comitato, e per cercare di sventare, perché sarebbe stato veramente devastante per tutta quell'area del parco. Non sono stati gli unici attacchi, diciamo, a quella zona, poi ne parleremo più avanti, perché voi appunto state lavorando un po' su più fronti, dove non solo di difesa, nel senso ma anche di proposte, nel senso che so che avete anche, certo, delle proposte, un dialogo anche con alcune istituzioni cittadine che stanno cercando magari di rigenerare alcuni luoghi, però ovviamente dite attenzione, date sempre ascolto a noi che comunque qua ci viviamo da anni, che siamo sempre qua a vigilare su quello che è questa zona. Walter, come mai hai voluto oggi portarci questa esperienza del comitato Proteggiamo Montestella? Ma partiamo proprio dal Montestella, dalla Montagnetta di San Siro, cioè un elemento di criticità che erano appunto i bombardamenti, la necessità di allocare da qualche parte le macerie, è diventata un momento di rigenerazione anche per la città e di utilizzo della città. E come al solito diciamo che quando le cose sono fatte, progettate e finite, poi bisogna anche gestirle. Questo è uno dei temi fondamentali, e nella gestione, soprattutto nelle metropoli
e in una metropoli seppur piccola come Milano esiste questo problema della gestione del giorno dopo del giorno, dove spesso assistiamo che chi arriva fa quello che vuole senza nessuna protezione. E sicuramente allora c'è il tema della protezione, ma c'è anche il tema della promozione dei luoghi. Sì. Allora, noi possiamo o farli diventare dei luoghi di divertimento asettici per certi aspetti, dove uno va, si diverte e se ne torna via, altrimenti diventano dei luoghi che fanno parte del nostro dimorare, per cui sono parte della vita di quartiere normalissima. È chiaro che farli diventare vita del quartiere vuol dire anche animarli con tutte le risorse che ci sono al proprio interno. Da una parte possono essere degli studi, qui abbiamo una documentazione, questo è un documento tra memoria e recupero emergenze architettoniche della zona 8, dove appunto c'è il Monte Stella e anche il quartiere T8, il QT8. Un lavoro fatto con diciamo così, il coordinamento un po' dell'allora Consiglio di Zona 8, di un'associazione che era per la salvaguardia dei beni architettonici della Zona 8 e anche del Liceo Boccioni. Il Liceo Boccioni con gli insegnanti si sono impegnati ad andare a verificare tutta una serie di monumenti e edifici architettonici e del loro stato, e quindi hanno fatto un lavoro con gli studenti che erano un po' sguinzagliati su tutta la zona a vedere quali fossero le caratteristiche della zona e pensare anche un loro eventuale riutilizzo, perché generalmente sono tutte o cascine o edifici, pensiamo al tiro a segno di Piazza Curzio, che è una vita che lì è sicuramente un monumento da un certo punto di vista. Si pensava anche che ci fosse un'ambasciata di uno stato che potesse andare anche a trasferire la propria sede, e poi rimane fermo. Allora, questo che cos'è in genere? In genere sicuramente una passione e anche una capacità di studio e anche di proposta da parte di chi? Tutti quei giovani che diciamo sempre, ma i giovani che cosa fanno, che cosa non fanno, pensano a divertirsi. È chiaro che se anche loro gli viene offerta la possibilità di inserirsi in un percorso utile per la città, poi possono arricchire. Per quello che diciamo che per esempio le università a Milano, in particolare sul versante delle periferie, costituiscono un'energia, una risorsa enorme, con quasi 200.000 studenti e circa 15.000 facenti parte del corpo docente. Sono energie che però devono essere messe a sistema, perché ci sono molti che vanno a studiare Milano, però poi ognuno fa da sé e tutti questi lavori anche rimangono lettera morta. Invece il tema è quello di costruire dei processi di partecipazione. Adesso c'è un dibattito sui beni comuni, c'è stato anche un recente convegno. Posso aggiungere una cosa a proposito della scuola? Perché non soltanto l'università, ma per esempio nella nostra area c'è stata la bellissima esperienza della scuola media Pareto, la quale con una classe che ha lavorato per 2 anni ha fatto proprio delle ispezioni sul Monte Stella, allo stesso modo, a misura naturalmente di ragazzino, e addirittura hanno prodotto un libro, l'hanno stampato e adesso è a disposizione. Quindi basta veramente poco per riuscire. Sì, ma i ragazzi si sono divertiti moltissimo e hanno imparato tanto, hanno scavato i pezzettini delle macerie, eccetera. Quindi è stato anche dal punto di vista botanico, che tipo di piantine hanno trovato. È stato un bellissimo lavoro, molto lodevole. E utile poi appunto per avere comunque uno stato delle cose. Ecco, questa che rischia di diventare un po' un'eccezione o una storia da raccontare, invece il tema è che diventi sistemica, altrimenti la città non soffre degli squilibri che vediamo tutti i giorni. Se vogliamo riequilibrarla dobbiamo poco esattamente fare il sistema delle energie. Guarda, poco fa parlavi di beni comuni, non hai parlato a caso, e non stiamo parlando della famosa campagna delle primarie di Bersani quando parlava di Italia bene comune, ma anzi parliamo di quasi qualcosa di un po' più concreto che si è successo pochi giorni fa al Politecnico, credo, giusto? C'è un incontro, giusto? Sì, sì. Dove si è parlato appunto del che cosa sono i beni comuni, quali sono questi spazi, a volte dobbiamo dire anche spazi vuoti. Ma diremmo beni comuni,
Allora, il tema è come far diventare per ciascuno che abita la città possibilità di dare il proprio contributo e di arricchire la nostra città, perché poi alla fine le cose vengono fatte, camminano sulle gambe delle persone. E quindi questo tema che è stato sviluppato in particolare in Lombardia, in alcuni capoluoghi, è stato messo a tema proprio con questo indirizzo, nel senso che si parla di ci sono molte energie all'interno della città, molti che possono essere protagonisti, molti che vengono poi saltano fuori al momento dell'emergenza. Invece, come può diventare questa attenzione un percorso strutturato e partecipato? Questo è un pochettino, poi potremmo dilungarci e approfondire le tematiche, però questo qui è lo snodo, dove allora ci sono quelle che sono le realtà informali, la realtà dell'amministrazione comunale, per cui dei soggetti completamente diversi, che però possono concorrere esattamente a che cosa? A migliorare il tessuto cittadino della nostra città, però con una modalità sistemica. Ecco, mi permetto di dire, di fare sempre un inciso, in tutto questo scenario l'articolazione amministrativa dei municipi, già consigli di zona, ha un ruolo che è strategico e decisivo, è proprio l'elemento di riferimento. Se però non rimane come nell'attuale situazione che era prima dei consigli di zona, insomma, di questi 40 anni che abbiamo passato, dove c'è una stratificazione politico-burocratica che infatti ha sempre portato al blocco di tutto e rimanere il centralismo amministrativo. Ciao Nicola, vedevo che scalpitava, Sì. voleva intervenire, dica. No, volevo dire che domani sera ci sarà un incontro proprio a Q8 in cui Sì. affronteremo appunto i temi salienti della... E tra questi, proprio collegandomi a quanto diceva il signor Cherubini, Interessante anche il titolo, dice Q8 un capolavoro da da tutelare. Molto tutelare, interessante. esatto. Domani sera alle 21 alla parrocchia Santa Maria Nascente, che Alla sala, bella. sì, alla sala parrocchiale a cui si accede dalla via Isernia, proprio si gira l'angolo, è la fermata Q8, quindi è Non facile, del potete non metro, trovarlo. ecco. E parleremo anche proprio dell'osservatorio per il paesaggio che si potrebbe costituire. L'osservatorio per il paesaggio è una istituzione che è di sopra dei comitati, diciamo, che noi conosciamo regolarmente, ed è riconosciuta dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, che venne sottoscritta a Firenze nell'ottobre del 2000. L'Italia aderì a questa convenzione nel 2004, se non sbaglio, e ora si tratta di articolare proprio con delle strutture che sono strutture del terzo settore, cioè non sono cose legate solamente al volontariato, hanno proprio, si ispirano proprio a ciò che diceva lui poco fa, e cioè una sistematica osservazione e tutela di quello che è il luogo dove si vive, considerando il paesaggio non soltanto come il bello, il verde, la natura che ci circonda, ma proprio tutto ciò che costituisce il paesaggio, anche le parti brutte, diciamo. Oltre che tutto ciò che antropicamente è stato costruito, edifici, eccetera. Quindi, secondo me, quella potrebbe essere davvero una direzione da esplorare. Ecco, come Comitato di Salvaguardia della Montagna di San Siro siete da un paio d'anni, ormai credo, sono già 3 anni che state un po' con questa battaglia che ha a che fare col Giardino dei Giusti, no? Togliamo, Sì. è un po', diciamo, il tema principale ormai sulla La Montagnetta spina di nel San Siro, è la fianco. spina del fianco per il Comitato, Non credo solo, che non solo. per i cittadini, per parte dei cittadini del QT8. Dall'altra parte c'è questa richiesta da parte del Comitato dei Giusti di L'associazione ammodernizzare, no? GAE. Ammodernizzare, dicono, Sì, di no. rivalorizzare quello che è attualmente il Giardino dei Giusti, che già esiste, che sono delle piante, piantumate appunto da questa associazione per ricordare i giusti nel mondo, però insomma il progetto a voi non va giù. Ma sì, Come questo mai? alla fine del 2014 questa associazione Garivo, che appunto è quella che tutela il Giardino dei Giusti, a cui venne affidato all'inizio del 2003, dal 2003 il Comune affidò gratuitamente a questa associazione quest'area, che è piuttosto vasta, sugli 8.000 metri quadrati, del Monte Stella,
affinché venisse ogni anno piantumato un pruno o una pianta accanto ad una piccola lapide sulla quale veniva scolpito il nome di un giusto. Le cose sono andate tranquillamente bene per tanti anni, fino a quando, vuoi per il numero crescente dei giusti, vuoi perché lo spazio è quello che è, alla fine Garibo ha presentato al comune, senza gara, d'altra parte devo dire, senza gara, presentò un progetto che venne subito fatto proprio dal Comune di Milano di riqualificazione, sì. Parola della quale diffido molto, perché quando la sento dire già sospetto che ci sia cementizzazione dietro. Ed infatti la riqualificazione, proprio secondo la dicitura di Garibo stessa, diceva lasciare un segno forte sul Monte Stella. Questo segno forte non solo a noi, ma sì, a tanti altri, era un segno, diciamo, tutti i giardini giusti del mondo effettivamente hanno questa forte presenza, ecco, e che va benissimo, tutti i cittadini vogliono e apprezzano e stimano il giardino dei giusti, però il segno forte per Garibo consisteva proprio nella costruzione di alti muri su cui applicare poi i nomi dei giusti, okay. La costruzione di terrapieni delimitati da altri muri per creare stanza di meditazione eccetera eccetera, e la costituzione di un anfiteatro in cemento sempre in quell'area, pur essendoci un grande anfiteatro sull'altra sponda del Monte Stella, già esistente, progettata da Piero Bottoni, che ne fu l'autore. Ecco, un anfiteatro dove tenere lezioni all'aperto per le scolaresche, manifestazioni, quindi un luogo dove, non prevedendo però né servizi né una copertura nel caso di maltempo, sta di fatto che, insomma, questo progetto appariva talmente invasivo da snaturare un po' la natura. Invece, infatti, sappiamo che poi avete avuto anche alleati d'eccellenza tipo Italia Nostra, che è scesa al vostro fianco, certo, nella manutenzione. Certo. Quello che mi chiedo però è, io qualche settimana fa sono stato proprio alla montagnetta di San Siro, al Monte Stella, scusi. Ah, ma è lo stesso, Monte, eh? Formazione è più familiare, di zona, perché mi stanno avendo gli studi qua a San Siro. Insomma, comunque ci sono rimasto un po' male nel vedere i giardini giusti come attualmente stato di abbandono. Non stato completamente di abbandono, le lapidi alcune sono anche proprio rotte, questi alberelli poveretti che non sanno neanche come fare a crescere, chiusi lì, non hanno proprio spazio e tutto. Quindi io immagino che comunque ci sia la volontà, immagino, poi anzi invito Garibo a scriverci e faremo intervenire sicuramente anche loro, la volontà credo sia quella di voler appunto riqualificare questo posto. Dall'altra parte capisco la vostra preoccupazione di dire va bene riqualificare, ma basta cemento, di cemento ce n'è già abbastanza in zona, abbiamo questa fortuna di avere questo polmone verde pieno di cemento sotto, in realtà, perché ricordiamo che sotto sono solo macerie, ma almeno che appunto, anzi, la natura si è ripresa, diciamo, un po' il suo spazio. Non si riesce a trovare un dialogo tra voi, tra Garibo, il comune cosa dice? Cioè non riesce a... Ci sono stati dei tentativi, perché diversi incontri. Da fuori si rischia sempre poi di avere questa idea del comitato che dice no, per carità, muro contro muro contro un altro muro, appunto. Quindi, assolutamente, è proprio quello che noi non vogliamo. Una... Anzi, le dirò, è un'immagine che ci è stata appioppata all'inizio, che proprio ripudiamo totalmente, perché noi vogliamo cooperare, vogliamo essere ascoltati, vogliamo approdare ad un progetto possibilmente condiviso. Però è chiaro che, insomma, bisogna chiarire se questi muri Garibo intende ritirarli oppure no, perché insomma è un punto sostanziale. Muri su cui andavano, non c'era più l'idea di mettere le piante a quel punto, ma di mettere delle placchette sul muro. Tanto più sembrano anche anacronistici questi muri, perché oggi come oggi, con i QR code, basterebbe ad ogni albero applicare un piccolo quadratino. I ragazzi, se si vogliono portare le scolaresche, o il passante che vuole visitare, sì. Appoggia il suo cellulare al quadratino e ha tutte le informazioni sul giusto. Forse diventa quello che diceva lei, diventa quel segno forte che proprio fin dall'inizio... Allora, ecco, direi che la discriminante è proprio qui. Però come bisognerebbe... si può fare a trovare una soluzione? se sapessi la risposta, che passo riesce a fare, non avremmo potuto, diciamo così, non saremmo riesce a mettervi
in contatto per l'ennesima Ma volta. volentierissimo, ma noi abbiamo sempre detto che siamo disposti a confrontarci e a ragionare serenamente perché non ci consideriamo una controparte. Direi che proprio, anzi, è il contrario, siamo stati trattati poi con diffidenza a certe manifestazioni, no? Di assegnazione di alberi ai giusti, però ecco, percepiamo questa ostilità, ma noi non siamo affatto ostili, al contrario, il giardino dei giusti ci è caro, come è caro a Garibo, però bisogna trovare una soluzione, purtroppo, non so, lei sa, i cittadini sono stati costretti poi a fare anche un ricorso che è stato per il momento perduto e adesso si aspetta la sentenza del Consiglio di Stato, purtroppo dico io, perché non si sarebbe dovuti arrivare a tanto. Vediamo se siamo ancora in tempo per riuscire a trovare altre strade, magari per trovare una soluzione, perché effettivamente è una zona Ma della. infatti. Allora, tutto Montestrella, diciamolo, non è che sia tenuto molto bene. No, no. Quindi non è solo quel punto lì, quindi anzi, su questo un appello al comune lo si fa sicuramente. Se lì si riesce a fare qualcosa per migliorare almeno quel spazio non sarebbe male, però giustamente forse ascoltarvi una volta di più non E sarebbe così una mi cosa. permette. Proprio su questo appunto, vi sa che stiamo andando dalla stessa parte, dicevo, questo ascoltarvi che spesso non viene fatto, vediamo ad esempio adesso cosa sta succedendo nella zona del mercato comunale. Ecco, Giusto, appunto, lei mi ha immaginavo prevenuta. che Sì, perché una finalmente. bella idea che poi, come al solito, rischia però di diventare una No, cortina. no, 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 per fortuna, dopo una decina d'anni in cui il mercato comunale della zona era stato chiuso e lasciato in stato di totale abbandono e degrado, finalmente il comune ha accettato la proposta che veniva dal CASVA, Centro Alti Studi Arti Visive, archivio del comune di Milano, che ha tutta la documentazione architettonica della città, tra cui anche degli architetti che hanno lavorato lì al QT8. Ha accettato la richiesta di trasferire lì gli archivi, ora molto sacrificati al Castello Sforzesco, trasferirli al mercato comunale, trasformandolo quindi parte in uffici, parte in archivio e anche una piccola parte a un luogo del quale noi sentiamo moltissimo l'esigenza, cioè una sala di incontro, un luogo dove i cittadini possono trovarsi, parlare, conoscersi. Ecco. Tutto bene, adesso il progetto penso che partirà con calma, non è che domani subito si parte con. Però sul Corriere della settimana scorsa salta fuori un articolo in cui si parla anche, in sequenza rispetto a questo progetto del CASVA, di una idea della Triennale di Milano, la quale ha bisogno a sua volta di spazi, e che propone di costruire due edifici dentro l'area del Montestella. Un grande un ristorante e un museo, un edificio museale che senz'altro sarà bello, non dico, perché rivitalizzare il quartiere anche dal punto di vista artistico sarebbe una bellissima cosa, però Ma qua non sono niente si tratta sempre diventato. di piazzare del cemento sul Monte Stella, quindi anche su questo vorremmo che i cittadini fossero ascoltati, Guarda, insomma. su qui secondo me sono due temi a te cari, secondo me. Il primo, l'ascolto dei cittadini. Com'è che ogni volta non si parte da quello, cioè, ma si deve arrivare perché magari c'è il cittadino di turno che crea il comitato di turno. E l'altra cosa è, ma c'è bisogno di costruire tutti gli spazi vuoti che ci sono? Allora, noi abbiamo due elementi. Uno, accennavamo prima, che è questo discorso dei beni comuni. E quindi c'è questa riflessione e anche vuole essere un'iniziativa già progettuale, progettata, perché in alcune città della Lombardia, tra le altre, c'è già stata questa impostazione dove appunto c'è una compartecipazione da parte di varie entità che vanno dall'amministrazione, ai cittadini e quant'altro, proprio perché la città è un bene comune e quindi non può essere messa nelle mani dell'amministratore pro tempore di turno che magari stravolge la città. Deve esserci una costruzione. Perché? Perché poi c'è chi ci vive normalmente. C'è invece qualcuno che viene, fa la sua operazione, toccata e fuga. È un po' come la storia dell'arte e dell'architettura, io dico sempre questo, va bene, l'artista fa il quadro, però il quadro che metto in casa mia me lo posso scegliere.
no? O deve essere l'artista che dice faccio io il quadro, ti dico io che cosa vuoi. È chiaro che c'è una libertà di ciascuno, però ci sono anche tutta una serie di, lasciatemi dire, ruoli, come c'è il ruolo dell'amministrazione che è delegato a decidere, poi deciderà. Il problema è il percorso di progettazione, noi diciamo partecipata, che deve essere utilizzato. Altrimenti non vengono utilizzate anche tutta una serie di competenze diffuse sul territorio e che normalmente emergono quando c'è una problematicità. Ci sono gli scavi della metropolitana 4, allora saltano fuori l'architetto, il giurista e quant'altro che dicono: ma guardate che si potrebbe fare in quest'altra maniera rispetto anche a un cantiere come viene fatto. Ho in mente i cantieri che erano stati fatti per la metropolitana 5 in zona San Siro che precludevano la viabilità. Qualcuno ha detto: ma scusate, se il cantiere lo spostiamo di 2 metri, non è assolutamente un problema, è la viabilità di quartiere continua. Allora, ci Anche nelle sono. 4, infatti mi ricordo, sono cambiati l'ultimo per fortuna Allora, i il cantieri per problema è riuscire a. che purtroppo spesso chi interviene sui territori, i territori non li conosce e nemmeno si preoccupa di andare a consultare chi il territorio lo conosce. Dopodiché c'è chi deciderà. Ma che decida a ragion veduta. Allora, questo è il tema dei beni comuni su cui deve diventare un percorso però operativo. Non è che possiamo aspettare che il tema dei beni comuni lo svolgiamo fra 50 anni. E Il momento che questo è una adesso. delle questioni. Due è l'utilizzo del territorio della nostra città, dove noi abbiamo tutta una serie di aree dismesse, di costruzioni, edifici, abitazioni, uffici e quant'altro che rimangono lì e dopodiché continuiamo a costruire dall'altra parte. Allora, c'è un sistema che si avvita su se stesso, dove abbiamo dei luoghi che sono dei deserti e invece dei luoghi che vengono costruiti. Allora, la rigenerazione del territorio, il riutilizzo, il riuso, esattamente deve portarci a questo, altrimenti questo tentativo di non consumo del territorio è un'affermazione di principio importante che però poi nella sua applicazione pratica porta che cosa? Al consumo del territorio, quando invece di territorio ne abbiamo che potrebbe essere utilizzato e anche rigenerato, perché ogni volta che c'è un bene che è abbandonato e viene rigenerato, vuol dire che c'è un luogo di degrado che non diventa più degrado, ma Storia ritorna alla città. degrado, Ecco, da questo punto di vista, allora tutti quanti, in maniera strutturata, non accidentale, occasionale, ma in maniera strutturata, possiamo essere partecipi dei destini della nostra città. assolutamente. Se le cose Eh rispondere sì, no, prima di me. volevo solo aggiungere questo, che è una realtà che mi lascia molto sconcertata, e cioè devo dire, tutto questo che sta dicendo fa parte di una visione che deve collegarsi ad una progettazione politica. Quello che ho constatato io spesso e volentieri è che in realtà poi i politici delegano, chi decide sono i dirigenti, non sono più delibere di Sì, questo è un giunta, ma tema di sono spesa che abbiamo già determine affrontato. dirigenziali. Ah, ecco, Sì, sì. sì, sì, sì. Noi, questa città va avanti a suoni di determini dirigenziali. Allora, il dirigente ha ancora più potere del politico, però tu cittadino Non l'ho non puoi notato. parlare con lui, cioè, ha pieni poteri. Questa è una cosa che va assolutamente scardinata perché ribalta quello che è il giusto rapporto, secondo me, tra cittadino, amministrazione e poi uffici amministrativi. Walter, siamo quasi in chiusura. Come sta andando la scuola di periferie? Scuola Ci di sono. periferie è partita a Villa Scheibler a Quarto Giaro con il primo incontro appunto sull'utilizzo degli edifici, degli spazi, riempire i vuoti perché come abbiamo detto ci sono tantissimi vuoti che chiedono di essere riempiti e ci sono tantissime realtà che hanno bisogno di vuoti per svolgere la propria attività al servizio dei quartieri che ci sono. Quindi, questo è il tema. Il secondo luogo è esattamente quello che Dacol diceva adesso, e cioè la struttura burocratica e il suo funzionamento com'è, perché viaggiamo un pochettino a compartimenti stagni. Invece il tema è ritorno alla questione dei beni comuni, che ha visto presenti dal sindaco a quanti altri, cioè tutti quegli elementi dall'università che possono intervenire nel processo decisionale di costruzione della città.
Quindi non è un tema di nicchia, è un tema che comincia a essere presente, ma noi diciamo deve essere accelerato, perché altrimenti non si riesce mai a svoltare e rimaniamo nelle solite configurazioni burocratiche che sono state costruite per una città di 50 anni fa, di 100 anni fa, e che hanno regole che continuano a esserci adesso. Poi vabbè, c'è stata la riforma Bassanini che ha creato tutta una serie, diciamo che il meglio è nemico del bene, e questa qui era di buona intenzione lastricata la strada che porta all'inferno. E esattamente, c'erano delle buone intenzioni per dividere quello che era l'aspetto, diciamo così, partitico, amministrativo, politico, da quello che era il funzionario dell'amministrazione. Il risultato è che siamo arrivati a una dicotomia. No? Con i risultati che noi continuiamo a avere la città che è piena di vuoti, di beni pubblici che non sono utilizzati. Cioè, questo è l'evidenza, per cui tutti coloro che mettono mano all'aratro devono porsi l'obiettivo di utilizzare. Invece normalmente accade che ciascuno mette la propria zeppa, la propria interferenza, per cui non si viaggia per processi, per cui io voglio utilizzare questo bene, che quando ci si mette in questa logica si riescono a fare delle operazioni anche importanti. Prendiamo Villa Scheibler a Quarto Giaro, è stato un progetto di rigenerazione importantissimo, no? E anche adesso uno sviluppo architettonico importante, è diventato un luogo di socialità, anche se deve implementare da questo punto di vista. Però tutti si erano orientati nello sviluppo di una cosa. Invece normalmente ognuno ci mette la propria zeppa, qui competente sono io, questo non si può fare, questo non si può fare, e il risultato, che è esattamente come il centro che doveva essere dato per l'assistenza alle persone che hanno disagio psichico nel quartiere San Siro, e per una serie di divergenze, con alla fine non c'è un decisore finale. Uno basta che dica: no, guardate, quella cosa lì potrebbe essere utilizzata, però siccome io non mi pagate l'affitto, allora sapete che cosa c'è, non si fa questa cosa, con nessuno che paga l'affitto, perché era un grosso spazio, che rimane lì degradato. Allora, questo è esattamente il tema da porsi se vogliamo che la nostra città sia migliore. Guarda, siamo alla fine, io ti ringrazio. Sì, signore Col, ci ricorda allora domani sera cosa succede? Domani sera alle ore 21 al QT8 nella sala parrocchiale con accesso da via Isernia ci sarà questo incontro dedicato proprio a QT8, un quartiere da tutelare, un capolavoro da tutelare. Parteciperanno personalità insigni, l'architetto Alberto Ferruzzi, che è il presidente della Fondazione per il Parco, che alla fine degli anni 90 tanto si adoperò per riqualificare il Parco Sempione, e presenterà uno studio che lui ha fatto proprio con illustrazioni, immagini, sul Monte Stella. E poi ci sarà il professor Giancarlo Consoni, che è il curatore dell'archivio Bottoni e quindi il depositario di tutto il materiale che riguarda appunto Monte Stella e QT8. E poi si parlerà con l'avvocato Luigi Sant'Ambrogio dell'osservatorio per il paesaggio, che si ispira ai principi che diceva. No, ex assessore alla Parche Giardini. Forse sa di cosa sta parlando. Gli appuntamenti a scuola di periferie sono sul sito periferie.milano.com. Una settimana, se non sbaglio, giusto? Prossima lezione sabato 14 alle ore 10:30 in biblioteca Arar. I libri saranno quelli che riguardano, cioè faremo aiutare con dei libri, in particolare scritti su Quarto Canino e Quinto Romano. Perfetto, Walter, io ti ringrazio come sempre, molto interessante la nostra puntata. Sono del Col, grazie mille anche a lei. Grazie a lei e a tutti voi. Arrivederci a domani. Una bella passeggiata sulla montagnetta. Grazie. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buona giornata a tutti. Ci rivediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. E oggi pomeriggio, ore 18, con l'informazione di Milano News, il telegiornale della sera. Grazie mille a tutti. Arrivederci. A presto.